Le nuove rivoluzioni americane. Grosso modo dal 1808 al 1828, quindi in realtà no, non è una rivoluzione puntuale o un insieme di rivoluzioni puntuali, ma sono dei lunghi processi rivoluzionari americani perché, attenzione, non riguardano solo il Sud America e nemmeno solo il Sud America e il Centro America, ma anche tutta la parte meridionale dell'America del Nord, dalla California in giù, perché la colonia spagnola messicana arrivava appunto fino a tutta la California, a tutto il Nevada. Allo stato anche dell'Utah, dell'Arizona, del New Messico e perfino del Texas. Il Texas, il famoso Texas, in realtà era parte dell'impero coloniale spagnolo e quindi del regno coloniale del Messico. Dunque, sono delle nuove rivoluzioni americane dopo, no, la rivoluzione americana del 1776 che portò alla nascita degli Stati Uniti d'America, no, quella nell'area coloniale britannica, adesso invece in tutte le colonie spagnole, ma in parte vedremo anche nella colonia portoghese del Brasile, l'unica, diciamo, grande colonia americana che non è diciamo così, sudamericana che non era spagnola, ma appunto brasiliana, cioè, ma appunto portoghese, il Brasile che era appunto portoghese. Ok, chiarito, no, chiarita la portata geografica, l'ampia portata geografica di queste nuove rivoluzioni americane, no? Del nord, del centro, del sud, del continente americano, appunto, vanno grosso modo dal 1808 al 1828, quindi un processo storico che dura un ventennio con varie fasi alterne, ma prima di entrare proprio nel merito dello svolgimento dei fatti, cerchiamo di capire qual era la situazione, la situazione economico-sociale, politica, appunto, di queste aree del nord, del centro e del Sud America all'inizio dell'Ottocento. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che gli ex conquistadores spagnoli, no, cioè i coloni spagnoli, gli originari coloni spagnoli, ricordiamoci, no, che la colonizzazione delle Americhe da parte della Spagna, no, comincia dal 1492, quindi naturalmente all'inizio è ridicola, ma comincia dal XVI secolo e si amplia nel corso poi del XVII, del XVIII. Quindi abbiamo innanzitutto una popolazione costituita dai discendenti dei conquistadores, dai discendenti dei coloni spagnoli. Questa popolazione ormai non è più spagnola perché ha acquisito una fisionomia propria. No, si dice in questi casi che c'è un processo di naturalizzazione. Dunque c'è una nuova, diciamo così, una nuova nazione e infatti vengono, no, gli ex coloni spagnoli vengono chiamati creoli, no, assumono una nuova fisionomia etnico-nazionale e costituiscono una minoranza, però la minoranza dominante, l'elite dominante, quella appunto creola, quella dei creoli. Soprattutto erano
grandi proprietari terrieri, anche loro grandi proprietari di piantagioni di canna da zucchero, di cotone, di tabacco. A un certo punto poi emerge anche il tabacco, ma anche di frutta e vegetali tipici dell'America, ma erano anche mercanti, commercianti, professionisti, in parte, ma molto in parte, in realtà, non c'era una vera e propria, anzi, questi territori non erano industrializzati, erano quasi esclusivamente agricoli e basati appunto sulle monoculture, sulle grandi piantagioni, appunto a monocultura. Però c'erano per esempio anche i proprietari delle miniere, perché comunque invece il territorio americano era ricco di risorse minerarie, quindi non c'erano soltanto i proprietari terrieri agricoli, ma anche i proprietari terrieri minerari. Tuttavia, appunto, estraevano la materia prima e poi la esportavano senza lavorarla. Ripeto, l'industria era praticamente inesistente, sì. No, alcune minuscole situazioni industriali c'erano, ma erano del tutto irrilevanti. Dunque, in questo senso, questa è la fisionomia economico-sociale dell'élite creola, quindi della classe dominante, che era sempre più in antagonismo, in concorrenza, in competizione, ma poi la competizione sfociava in una vera e propria conflittualità con i rappresentanti ufficiali della monarchia spagnola, con i funzionari spagnoli, con appunto le autorità spagnole presenti no, che naturalmente imponevano dazi doganali, imponevano ai creoli di vendere e comprare solo a mercanti spagnoli o da mercanti spagnoli. Il regime, no, il cosiddetto regime mercantilistico, che vi ricordate, anche il Regno Unito aveva imposto prima del 1776 ai coloni americani di origine prevalentemente, ma non solo inglese, ok? Quindi la minoranza creola era appunto, diciamo così, era stufa di sopportare, no, i dati, le imposte, i tributi che doveva pagare al Regno di Spagna, ma anche le limitazioni al libero scambio, no? Che i commercianti creoli si trovavano di fronte. E anche per questo motivo vi era una sempre più forte rivalità tra la classe dominante creola e la classe dirigente spagnola, no, perché appunto i funzionari spagnoli venivano e poi tornavano, non rimanevano solitamente, no, nelle colonie. Quindi c'è questa sempre più accesa rivalità, anche nel senso che, no, il dissenso economico si trasforma in dissenso politico. L'avversione economica si trasforma in avversione politica, cioè i creoli aspirano sempre di più all'autogoverno, no? Si considerano
una classe dominante che può e deve diventare una classe dirigente, perché sarebbe una classe dirigente migliore della classe dirigente che invece era imposta dal regno di Spagna, dalla monarchia spagnola. Però, appunto, i creoli erano solo l'elite, e la maggior parte invece della popolazione, in una condizione di servitù, in una condizione, no, servile, era costituita dai cosiddetti meticci. I meticci erano i figli o le figlie di un creolo e di invece di un'India. Poi vi erano i mulatti, al contrario, i mulatti erano i figli di una donna bianca creola e di un indio. E poi vi erano invece i cosiddetti Zambos. Gli Zambos erano incroci tra gli Indios e invece i neri, cioè la popolazione nera, cioè gli africani che erano stati, no, catturati e deportati dall'Africa in America, no, come schiavi, quindi anche loro afroamericani che appunto si incrociavano con Indios. E poi c'erano gli Indios invece, gli Indios puri, quelli che appunto si riproducevano soltanto tra di loro. Quindi una situazione, diciamo, in questo senso multietnica, ma caratterizzata da una comune condizione servile, seppure naturalmente a diversi livelli, nel senso che chiaramente potete capire che i meticci avevano un rango sociale, quindi anche una posizione economica, no, migliore rispetto agli Zambos, rispetto ai neri, agli schiavi neri veri e propri, insomma. Bene, ovviamente erano, no, manodopera. Soprattutto manodopera agricola, e potete immaginare, no, in quali condizioni economico-sociali. In questa situazione, appunto, cosa succede? Nel 1808 ricorderete che Napoleone Bonaparte decide di scalzare dal trono di Spagna il re Ferdinando VII di Borbone e lo sostituisce con il fratello Giuseppe Bonaparte, con il suo fratello maggiore. In altre parole, Napoleone assume il controllo diretto del regno di Spagna, ma vi ricorderete che una gran parte della popolazione spagnola, fomentata e aiutata dagli inglesi, si ribella e conduce una guerriglia che l'esercito francese non riuscì mai a sgominare del tutto, e che poi invece alla fine diventa vincente. Ma potete anche ben immaginare che nel momento in cui non è più re Ferdinando VII di Borbone, i creoli americani, i diversi gruppi dei creoli americani in Messico, in Guatemala, in Argentina, in Cile, si sentono svincolati dall'obbligo di obbedienza al sovrano legittimo. No, sul regno di Spagna, sul trono del regno di Spagna siede un sovrano che viene considerato, dichiarato illegittimo, e dunque naturalmente se ne approfittano i creoli per
amministrarsi in modo indipendente, no? Per appunto dire basta, non dobbiamo più dipendere dal Regno di Spagna e quindi ci auto-organizziamo. Naturalmente in quella situazione ancora erano possibili dei compromessi con i funzionari, le autorità, i funzionari legittimi del Regno di Spagna borbonico. Solo che come ben sapete, già nel 1814 Ferdinando VII di Borbone viene restaurato nel Regno di Spagna con qualche pennellata, no? con un po' di ombretto, con qualche lavoro di plastica facciale, viene restaurato e reinstallato sul trono del Regno di Spagna. E dunque a quel punto Ferdinando VII rivuole indietro il controllo politico-amministrativo delle colonie americane, ma ovviamente i creoli, che di fatto ormai hanno raggiunto l'indipendenza, si oppongono e quindi scoppia una guerra che è anche una guerra civile, perché inizialmente almeno una parte dei creoli non sosteneva l'indipendenza, quindi una parte dei creoli inizialmente si allea con le autorità spagnole, si allea con i generali dell'esercito spagnolo inviato in America, anzi no, nelle Americhe, sia del nord, sia del centro, sia del sud, salvo che di fronte poi alla resistenza dei creoli indipendentisti, naturalmente i quali assoldavano anche ovviamente i meticci, assoldavano i mulatti, assoldavano i neri, ovviamente no, ma gli indios nemmeno, perché gli indios poi non erano assolutamente, no, li consideravano appunto dei dominatori spietati, sicuramente non li appoggiavano, ma diciamo tutti quelli che potevano reclutare quantomeno tra i meticci e i mulatti li reclutavano come soldati appunto per combattere contro i soldati spagnoli. Dunque da un lato c'è una resistenza che diciamo così ha un certo successo, e dall'altro lato l'esercito spagnolo si macchia di tali crimini contro la popolazione civile creola, ma anche mulatta e meticcia, che alla fine alla fine l'esercito spagnolo perde l'appoggio e il consenso anche di una parte della popolazione creola, che appunto fino a quel momento gli era stata alleata, e quindi a quel punto chiaramente la forza degli indipendentisti aumenta notevolmente. Ecco perché ancora nel 1820 Ferdinando VII è costretto a inviare dei rinforzi, cioè credeva di cavarsela in 448, aveva già appunto già nel 1815-16 aveva già inviato dei contingenti militari e credeva di poter facilmente abbattere i governi indipendentisti dei paesi del nord, del centro e del sud America, e invece non ci riesce. Allora deve nel 20 deve inviare di nuovo dei rinforzi, e quindi notate questo cortocircuito, perché no, da un lato le rivoluzioni sudamericane, centroamericane, nordamericane innescano la rivoluzione spagnola del 1820, ma dall'altro lato la rivoluzione spagnola del 1820 favorisce, come ben potete capire, favorisce l'azione l'azione militare degli indipendentisti americani, perché chiaramente data la situazione rivoluzionaria
no, l'esercito, appunto, l'esercito non parte o comunque ritarda la partenza, i funzionari, le autorità spagnole in America naturalmente sono disorientati, e dunque questo va chiaramente a favore della guerra indipendentistica dei creoli, ok? Che poi negli anni, in realtà negli anni 20, si conclude più o meno dappertutto. Allora, l'ultimo stato a raggiungere l'indipendenza è l'Uruguay, appunto nel 1828. Però andiamo con ordine. Alla fine, quali nuovi stati si formano? Da nord a sud, il Messico, poi no, nel Centro America il Guatemala, l'Honduras, El Salvador, il piccolo stato di El Salvador. Attenzione, perché sul vostro libro di testo c'è un errore, c'è un refuso. Anziché El Salvador trovate San Salvador, ma San Salvador è la capitale, è la città capitale dello stato di El Salvador. Quindi lo stato si chiama El Salvador. E poi ancora, sempre nel Centro America, il Nicaragua e il Costa Rica, il bellissimo. Il Costa Rica è un paese con una vegetazione, si chiama Costa, sapete, rica vuol dire ricco, vuol dire rigoglioso, ricchissimo, no? Quindi Costa Rica vuol dire un paese dalla vegetazione esuberante, strabordante, rigogliosa. Comunque, poi nel Sud America, Venezuela, la Colombia, l'Ecuador, il Perù, Bolivia, Cile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasile. Il Brasile fa eccezione, nel senso che il Brasile diventa indipendente in questi stessi anni, ma sulla base di un accordo tra i creoli brasiliani e la corona portoghese. L'accordo stabiliva che il figlio del re del Portogallo, di nome Pietro, il figlio di nome Pietro, diventasse imperatore del Brasile. Quindi il Brasile diventava uno stato indipendente, però chiaramente dinasticamente e quindi politicamente legato con il regno del Portogallo. Quindi nasce un Brasile indipendente, ma sempre, diciamo, almeno inizialmente, fortemente alleato con la ex madre patria portoghese. Chi sono i leader di queste nuove rivoluzioni americane? Soprattutto i più importanti sono due generali politici sudamericani, e cioè José de San Martín, José col J, che però in spagnolo si pronuncia diversamente che in inglese, quindi José, di San Martín, che era argentino, e Simón, il più famoso, Simón Bolívar, che invece era venezuelano. Entrambi, e questa è la questione forse più interessante, entrambi avrebbero voluto formare una confederazione degli stati, quantomeno degli stati del Sud America, cioè appunto Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, eccetera, eccetera. Ma il progetto, appunto,
Qual era la motivazione di questo progetto confederale? La motivazione era quella di avere una forza pari a quella degli Stati Uniti d'America, no, seguire il modello degli Stati Uniti d'America anche per appunto avere una parità di forze economiche, ma anche politico-militari, e quindi evitare un possibile futuro di subordinazione agli Stati Uniti d'America, che già in quegli anni, nella prima metà dell'Ottocento, erano in grande crescita, erano in grande sviluppo, cominciavano, no, ad avviare anche al nord l'industrializzazione. Però questo progetto non va in porto, questo progetto di unificazione in uno Stato confederale dei vari paesi dell'America del Sud fallisce in parte perché i due stessi leader, e cioè San Martín e Bolívar, sono in conflitto tra di loro, perché uno, San Martín, sostiene uno Stato comunque monarchico, mentre Bolívar sostiene uno Stato repubblicano. Ma in realtà soprattutto il progetto fallisce perché perché i creoli erano divisi a seconda delle varie aree, a seconda dei vari paesi. Quindi l'elite dominante creola venezuelana non ne voleva sapere di dividere il potere con l'elite dominante creola della Colombia o del Perù. No, le situazioni erano troppo eterogenee, erano troppo diversificate. E quindi in realtà ogni gruppo locale voleva avere il monopolio del dominio politico, del controllo politico del proprio paese-stato. E dunque appunto alla fine nacquero tanti stati indipendenti, e spesso e volentieri in conflitto tra di loro, comunque in concorrenza, in competizione tra di loro, ed effettivamente questi stati sempre più, a partire dal Messico, furono sottomessi all'egemonia degli Stati Uniti d'America. No, gli Stati Uniti d'America in realtà avevano già fatto capire i loro propositi nel 1823. Concludo su questo. Nel 1823 l'allora presidente degli Stati Uniti, che si chiamava Monroe, come la più famosa Marilyn, ma non era Marilyn, non era nemmeno un antenato di Marilyn, si chiamava James Monroe. Fece una dichiarazione al Congresso, in un discorso al Congresso dichiarò che gli Stati Uniti non si impegnavano a non intromettersi negli affari interni degli Stati europei, no, non si sarebbero mai impicciati degli affari europei a meno che non fossero coinvolti degli interessi degli Stati Uniti. Però al tempo stesso ammoniva gli Stati europei a non impicciarsi della situazione interna del continente americano. Cioè, era un monito contro tutti gli Stati europei: non dovete mettere il becco nella situazione interna del continente americano. Naturalmente nel 23 erano in pieno corso le rivoluzioni, le altre rivoluzioni americane di cui vi ho parlato, quindi voleva dire
non dovete intervenire, naturalmente il discorso non dovete intervenire per aiutare la Spagna, no, no, non può, che nessuno sia lei e aiuti la Spagna, altrimenti interveniamo anche noi. No, non era detto chiaramente, però era sottinteso. Dunque, e concludo, con questa famosa dichiarazione del 1823, gli Stati Uniti da un lato si costruiscono l'immagine del paese che difende la libertà, l'indipendenza dei popoli, ma dall'altro lato di fatto assumono la tutela e quindi l'egemonia su tutto il continente americano. E infatti poi di lì a poco conquisteranno un'enorme fetta del nord del Messico, no? Il nuovo Stato indipendente, la nuova Repubblica Messicana indipendente, già negli anni 30, verrà attaccato, il Messico verrà attaccato dagli statunitensi, che riusciranno appunto a conquistare il Texas, il New Mexico, l'Arizona, la California, il Nevada e lo Utah, che sapete si scrive Utah con l'H finale. È l'inizio appunto dell'egemonia degli Stati Uniti d'America su tutto il continente americano, in particolare sul Messico, sugli stati centroamericani e sugli stati sudamericani. Buon appetito! L'appetito via mangiando, infatti gli Stati Uniti cominciando a mangiare Texas, Utah, Nevada e poi non la finirono più. Arrivederci. Arrivederci. A domani.